Allora, leggere. Questo è il consiglio che immagino poi Giunti Scuola ha aperto una strada su questo e sono decenni che lavora potentemente per cercare di portare la lettura. Siamo noi gli adulti che leggono. Io dico sempre, no, dobbiamo essere le signorine dolce miele, se pensiamo a Matilde di Roald Dahl. Noi dobbiamo mostrare e testimoniare loro che leggere è bello e che ascoltare la lettura è meraviglioso. Noi, lo dicono i pediatri di Nati per Leggere, dobbiamo cominciare a leggere ad alta voce da subito, e far sì che quel libro, libro di carta, libro che sta, libro che chiede pause, possa in qualche maniera diventare vivo attraverso la lettura di un adulto a cui ci si affida e possa diventare momento di condivisione affettiva e intellettiva. Io consiglio sempre di leggere la Wolf, Marianne Wolf, che è una neuroscienziata. Il suo ultimo libro è uscito da poco, Per vita e pensiero, Lettore vieni a casa. Quella particolare capacità di leggere che abbiamo solo noi specie umana è qualcosa che perdere sarebbe davvero un disastro. Peter Gaudebosis è un libro illustrato, un albo illustrato che viene dalle Fiandre, dal Belgio, e Silvia van den Hede, La mia casa è uno zoo, ed è un libro per piccolissimi, la protagonista abita in uno zoo. È un libro gioco anche, quindi dove non solo si sovverte la vita normale, ma si devono cercare degli indizi, è qualche cosa che nelle illustrazioni viene nascosto. Abbiamo, e sono molto felice anche di tre novità italiane. Brindiamo a Ruggiti, che è una narrativa 8+, dove c'è una bambina, un leone, un meccanico un po' mago, è un'avventura e ci sono degli uomini blu da sconfiggere, come sono da sconfiggere i pregiudizi, come sono da sconfiggere le inutili paure. Ma qui c'è una scrittura, un ritmo di Daniela Carucci che ci ha fatto un po' saltare sulla sedia, ed è questo che noi cerchiamo. Noi cerchiamo delle scritture, delle storie che non abbiano morali da raccontare, ma che se le trascino dentro quei valori che sono nel timone di Sinnos, cioè un progetto editoriale abbastanza chiaro, così come ci piacciono Le rapine al treno di Federico Appel, un grande viaggio in treno, una nonna e un nipote, un attacco di banditi, potrebbero essere degli indiani, no, sono assolutamente come noi, e poi c'è lo sventare la rapina, noioso andare in treno? Probabilmente no, ma poi arriviamo con le biciclette, arriviamo con quello che è un misto fra un grafico e un fumetto, Annie, il vento in tasca. Anche questa è una storia che ci viene tutta dall'Italia. Roberta Balestrucci insieme a Luogo Comune, Jacopo Ghisoni, hanno raccontato la storia di Annie Londonderry. È vero, è una donna, biografie di donne adesso cominciano ad essere tantissime, diciamo che Sinnos ha cominciato con Le cattive ragazze e poi nessuno si è più fermato, però qui non c'è soltanto la storia di una donna che tenacemente realizza il suo desiderio. Annie legge, Annie è un'emigrata, Annie arriva negli Stati Uniti, i suoi genitori hanno un negozio di stoffe, lei legge e leggendo riesce a scambiare con l'uomo che si innamora di lei la possibilità di andare in bicicletta. Lei insegnerà a leggere a lui e lui le insegnerà ad andare in bicicletta. Con quella bicicletta Annie gira il mondo e sfida appunto tutti i pregiudizi e tutti gli stereotipi, ma soprattutto riesce a, come Jella Lehmann, a creare un ponte fra tanti paesi diversi.